riguarda la precettazione, le motivazioni che portano alla precettazione sono secondo noi prive di fondamento. Perché dire che si precetta perché lo sciopero potrebbe avere una grande partecipazione è una motivazione, vogliamo chiamarla debole? Vuol dire che si precetta perché c'è un problema con il turismo? Non ci sembra che sia una motivazione tecnicamente e giuridicamente inattaccabile. Dopodiché, ovviamente, stiamo verificando con le nostre categorie se ci sono le condizioni e se valuteremo opportuno di impugnare il testo della. Per quello che riguarda la riflessione sulla 146, io penso che il tema costituzionale con il diritto allo sciopero deve essere oggetto di un confronto del Parlamento. Per carità, il confronto si può fare con tutti, ma credo che oggi più che mai una discussione sul diritto allo sciopero debba riguardare il Parlamento e non la Commissione. Non ho molto da aggiungere, vorrei che tutti si ricordassimo questo passaggio. La legge 146 avviene dopo un confronto importante con le organizzazioni sindacali, perché era stato nato prima della legge 146 c'era l'autoregolamentazione degli scioperi garantita dalle organizzazioni sindacali. E quando si parla a cosa serve, serve perché nei servizi pubblici essenziali, cioè quelli che sono volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quando proclami lo sciopero, sei in grado anche di garantire e tutelare questi diritti, sapendo che siccome quando proclami lo sciopero generale, come noi abbiamo fatto, devi comunque garantire i servizi essenziali, è chiaro che di per sé uno sciopero crea anche disagio, non so se è chiaro, perché sono proclami, e nel riconoscimento dello strumento dello sciopero in quanto tale, che laddove agisse e ci sono i servizi pubblici essenziali, deve tener conto anche di questa cosa. Quindi noi quello che stiamo dicendo, avendo letto le motivazioni che il Ministro ha scritto, diciamo che quelle motivazioni non rispondono a tutelare i diritti delle persone costituzionalmente garantite o tutelati, diciamo, perché insisto, la questione del turismo non è un diritto costituzionalmente tutelato o garantito. Se aumenta il traffico sulle strade non è un tema costituzionalmente garantito. Se addirittura insisti dicendo che siccome quelli che fanno lo sciopero sono autorevoli, c'è scritto, le organizzazioni sono autorevoli e questo determina una partecipazione molto alta allo sciopero, è chiaro a tutti che se fai una cosa così tu stai facendo una cosa contro lo sciopero, non stai facendo una norma che tutela e applica la legge 143. Quindi noi stiamo contestando che in quell'atto di prescrizione non sono stati applicati nel farlo i principi e le leggi e le norme previste dalla 146. Questo è